Argomento regionale in Campania, dubbi e certezze sulla composizione delle liste. Trasmentite e conferme sono in tanti i papabili per il governo di Palazzo Santa Lucia, sia tra le file del centrodestra che appoggeranno Stefano Caldoro presidente, sia tra le file del centrosinistra che hanno indicato in Vincenzo De Luca il nome del candidato governatore. Tra i sostenitori del sindaco di Salerno, il PD valdianese punta sull'attuale consigliere regionale Donato Pica, mentre prende sempre più piede l'ipotesi di una seconda candidatura nella lista Campania Libera del sindaco di Atena Lucana Sergio Annunziata. Sulla questione candidature arriva anche una dichiarazione dell'ultima ora proprio dell'onorevole Pica, che si legge nella nota stampa: ha chiesto ed ottenuto dal partito rassicurazioni per una rappresentanza territoriale che abbia un'unica voce proprio allo scopo di potenziare il ruolo e la visibilità del Vallo di Diano. Ad appoggiare Vincenzo De Luca dopo numerose trattative ci sarà anche Sinistra Ecologia e Libertà, che nel Vallo di Diano punta sul nome di Erminia Pinto, membro del coordinamento provinciale salernitano e delegato regionale, ed il Movimento a 5 Stelle di Beppe Grillo, che sarà rappresentato da Nicolaldo Galatro di Buonabitacolo. In casa centrodestra la candidatura, che era quasi certa, del consigliere comunale di Atena Lucana Francesco Bellomo per Azione Sociale è stata ritirata per far posto invece a quella del dirigente nazionale Franco Cardiello. Certe sono invece le candidature indicate dai vertici salernitani del PDL dell'assessore provinciale Giovanni Baldi, molto vicino al territorio, anche in vicende come quelle che hanno riguardato il rischio chiusura del reparto pediatria di Polla, e dell'ex sindaco di Pagani Alberico Gambino, anche lui molto presente sul territorio valdianese. A questi due nomi è poi affiancato in quota rosa quello del presidente del Consiglio provinciale Eva Longo.